sera. Buon pomeriggio a tutti, dai che vi raccontiamo il Festival di Sanremo, 71esima edizione, iniziato il conto alla rovescia e oggi con noi c'è Madame. Ciao Francesca. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a te, buongiorno a te. Allora, lei nasce artisticamente come la voce narrante della vita di un adolescente. È vero o no? Sì, quell'adolescente sono proprio io. Sei proprio tu, addirittura. No, addirittura. Beh, diciamo che hai iniziato a emettere i tuoi primi vagiti, artisticamente parlando, all'età di 12 anni, anzi in seconda elementare, poi all'età di 12 anni hai scoperto il rap e lì ti sei innamorata. Sì, esattamente. L'ho scoperto ad 8 anni su MTV. Con Emischilla, in realtà. Poi l'ho riscoperto a 12 con, mi pare 12-13, con Clementino, che era andato a Sanremo e aveva pubblicato Ovient, e dopo da lì basta, partito tutto a ruota. E tu sei, insieme a Random, l'artista più giovane che si esibirà sul palcoscenico dell'Ariston, diciamolo, hai 19 anni. Esatto. Sei davvero agli inizi, hai esordito nel 2018 con una canzone che si chiama invece Anna, che è una tua amica o sbaglio, Anna? No, non è una mia amica, è un amore platonico. Ah, okay. Di cui non ho mai parlato. Ok, scusa. E, quanto invece alla canzone che sta andando in onda attualmente, che risulta essere la più programmata dalle radio italiane, e tu hai collaborato con Fabri Fibra, con Mecnac Marrakesh, e poi con artisti molto più vicini al pop, e potrei citare i Negramaro, potrei citare Elodie e anche Gali. Insomma, della serie tutti ti vogliono. Tutti mi vogliono, bene, no? Hai sentito uno dei nomi che ho citato darti qualche consiglio per affrontare questa avventura sanremese? Sì, Marrakesh mi ha detto di non puntare troppo sull'estetica e di concentrarmi molto 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 sulla musica. E quindi... Diciamo che ho fatto una via di mezzo. Hai fatto una via di mezzo. Non vediamo l'ora di ascoltare la tua canzone. Raccontaci invece piuttosto del tuo nome d'arte, Madame. Il mio nome d'arte nasce in seconda superiore a ricreazione con una mia amica che aveva questo programma che era un generatore di nomi per drag queen, che sono praticamente questi uomini americani che si trasformano e si truccano e si conciano da donna in modo molto esagerato. E niente, in realtà Madame è nato da lì. All'inizio era Madame Wild e poi è rimasto solo Madame perché mi sembrava troppo infantile dire Madame Wild al tempo, quindi è rimasto Madame. Ok. Beh, noi ti auguriamo di eguagliare il successo del mio amico attraverso la canzone Voce, che porterai appunto al festival. Grazie. È una sorta di dedica alla persona amata, questa canzone? No, è una dedica alla mia voce. E quindi è un'occasione comunque, o potrebbe essere un'occasione per far conoscere il tuo lato romantico, o non ci azzecca nulla? No, è sicuramente una canzone romantica, ma perché io sono in una fase di, nella canzone e anche nella vita, sono in una fase di ricerca interiore e Voce praticamente invita proprio a fare questo, a rincorrere se stessi, ad ascoltare se stessi, e ovviamente bisogna amarsi, e quindi è la prima regola, lo sappiamo tutti, e quindi è una canzone d'amore nei confronti di noi stessi, però non di un'altra persona. Canzoni d'amore ce ne sono troppe, se non ne avrò una bellissima, veramente bellissima da pubblicare, farò a meno. Andiamo invece alla serata di giovedì, quella delle cover, no? Che è una serata importantissima, e tu porterai una canzone che, se vogliamo, è una sorta di antelitteram inciso da Adriano Celentano nel 1972. Questa canzone, ragazzi, ha 49 anni, e tu hai, come mai hai scelto questa canzone? Se poi l'ho hai scelta. Voglia di accennare qualcosa, noi siamo qua, No, non accennerò nulla a nessuno, perché voglio che sia una mega mega sorpresa, anche perché andrò da sola e ho preparato una bella sorpresa, quindi non arriverò sul palco a mani nude sicuramente. Okay. Ho utilizzato e voglio utilizzare questa canzone per approfondire il tema dell'istruzione. Ah. Perché io volevo fare l'insegnante inizialmente. E quindi nella mia vita so che lotterò per la difesa del diritto dell'istruzione, e soprattutto sapendo, come tutti sanno, che comunque la scuola
non sta evolvendo come dovrebbe, mm-hmm, secondo professori e secondo dirigenti e secondo studenti e secondo genitori, quindi secondo tutti, bisogna fare qualcosa. E io spero di lanciare un bel messaggio. Beh, lo hai già fatto, eh? Lo hai già fatto, ti garantisco. Per salutarci in queste sere, prima di addormentarti, ti capita di pensare che potresti essere tu a vincere il festival? Mi è capitato una volta e poi ho detto stai zitta, non pensarci mai più. Meglio non pensarci, ok. Devi divertirti. Hai assolutamente ragione, madame. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ci risentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio. Assolutamente, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Sanremo 2021.